tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, mi sono fatta attendere un pochettino perché settimana scorsa ho avuto veramente tante cose da fare. Allora, vi ho fatto vedere l'intro dove ho fatto colazione. Oggi abbiamo di nuovo Francesco a casa perché, ragazzi, sta sempre male, c'ha sempre tosse e raffreddore, raffreddore, tosse, tosse, raffreddore, raffreddore, tosse continuamente. E, come sapete, l'avevo fatto presente nel video precedente o quello ancora prima. Quello ancora prima, forse quando vi ho detto che sono tornata, che aveva fatto anche l'antibiotico. Quindi abbiamo finito l'antibiotico, è stato bene 5-6 giorni. Dopodiché siamo andati a Spezia per questo week per il weekend, quello passato. Ci siamo svegliati sabato mattina e nevicava, quindi siamo passati da 17 gradi qui a Genova a 4 gradi sabato mattina a Spezia. E quindi, ragazzi, inevitabilmente gli è venuto tosse raffreddore. È tutta di bronchi, tutta alta, ovviamente, però è a casa. Allora, vi ho fatto vedere appunto che hai fatto colazione questa mattina. Poi siamo usciti, siamo andati a fare un po' di spesa perché dovevo fare più che altro un reso di Amazon. Non fate caso a questo dito, ma ragazzi, mi è venuto un giradito che sono 15 giorni che ce l'ho. Ho dovuto togliere l'unghia, mi faceva malissimo, adesso sta molto molto meglio. E sono andata a fare un reso Amazon e poi ho fatto un po' di spesa. E già che c'ero, sono passata da Kik, non so se lo conoscete, qui a Genova ha aperto da poco. Questo. E ha veramente un sacco di roba carinissima a prezzi ridicoli. Ovviamente la roba varrà quello che costa, però ci sta per avere qualcosa di carino. Allora, partiamo subito, vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, il basilico che mi mancava per quando faccio i sughetti, adesso lo andrò a mettere qua sopra, adesso poi dopo ce lo metto sulla finestra. Cosa vi faccio vedere per primo? Vabbè, andiamo sul classico Lidl, così almeno mi metto già la roba in frigo. Allora, ho trovato 2,69 euro le Kinder Delis e le ho prese ai bimbi perché mi piacciono, però sinceramente tutte le volte costano 2 euro, 3,50 euro. Come faccio ad avere la batteria già scarica? Non si sa, va bene. Yogurt greco 0% di grassi per fare la cheesecake che avete visto questa mattina, che vi ho fatto vedere nella colazione, che è totalmente fit. Se vi interessa, poi vi metterò la ricetta, vi farò un video. Anzi, se vi interessa, fatemelo sapere qui sotto, così nel prossimo vlog ve la faccio vedere. È semplicissima, però la potete mangiare senza sensi di colpa. Poi formaggio fresco Sparma Bee Delight, anche questo, del formaggio fresco Quark, anche questo, e dello Skyr. Poi ancora Quark. Poi ho preso delle mele Pink Lady, la frutta secca, questa qua. Tanto tolgo un po' di roba, se no non mi muovo. Mi fa stranissimo fare lo svuota la spesa nei vlog con la nuova location, non l'avevo ancora fatta. Latte scremato. Già che ci sono, riaccendo qua sotto, che faccio. Faccio riandare il sugo perché questa mattina, quando mi sono svegliata, ho fatto già partire il ragù. Ragù di soia, ragazzi, buonissimo. Poi ve lo faccio vedere. I bambini piace più quello lì che quello normale. Il solito caffè Deca. Poi ho preso questi fior di cioccolato che penso che siano quelli di prima, solo la confezione è cambiata. Poi del filetto di salmone naturale. E poi le schirelle. Adesso datemi un attimino di tempo che vado a mettere a posto questa roba, se no non mi muovo più qui e arrivo subito. Eccomi qua. Poi proseguiamo. Sono andata da Shunfa perché mi servivano gli shirataki. Io prendo questi, quelli un po' più spessi e quelli fini fini. Ho preso due e due perché li faccio con appunto questo ragù di tofu. Buonissimo, ragazzi, il segreto degli shirataki
perché in parecchi mi avevano scritto sotto un video di un po' di tempo fa dove avevo detto che li mangiavo. Il segreto, che dicevano che non riesco a mangiarli, il segreto è farli saltare in padella parecchio, 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 parecchio tempo finché, cavolo, questo qua devo lasciarla in macchina. Ho preso una FFP2 piccola per Francesco, ma la lascio sempre in macchina perché se ce la dimentichiamo ce l'ho sempre lì. Dicevo che bisogna farli saltare bene, 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 bene in padella in modo che perdano tutta la loro acqua e assorbano il sugo nel quale vengono conditi. In questo modo è buonissimo. Sono buonissimi. Io li faccio tanto con il sugo normale, con il ragù di soia e in particolar modo li adoro anche con le verdure a julienne, carote, zucchine, soia, un po' come all'orientale e vengono divinamente. Questi costano 1,90 € l'uno e sono 380 grammi di cui 180 sgoccio 190 sgocciolati, quindi sono 200 grammi di roba. Quindi ho preso quello, poi ho preso della farina di cocco per fare le colazioni, questo qua, oppure i dolcini. Poi ho preso dei dischetti cotoneve, che questi qua, questi quadrotti, scusate, quadrati, questi qua, non sono mai troppi. Poi, ho ripreso la mia matita, questa qua dell'Astra, non so se l'avevo fatta vedere già da qualche parte, la amo, Geisha Brows Astra, questa qua. Ed è attualmente la mia preferita e io utilizzo la numero 2, l'adoro, infatti ne faccio fuori chissà quanto. Mi ha preso appunto un po' di miele per la tosse, che non ne arrivo assolutamente più, e poi ho preso questi perché sono quelli che praticamente utilizzo della Lidl, vedete i sacchettini, quelli con l'apertura così. Li adoro veramente tanto, più di quelli dell'IKEA. Quelli di IKEA sono questi qua, che penso tutti conosciate, che hanno la chiusura però così. Questi li adoro molto di più perché hanno la chiusura proprio con la zip. Vedete? E ho preso sia quelli da 1 litro che questi qua da 3 litri. Allora, non sono proprio economicissimi. Io utilizzo quelli di Lidl che sono questi. No, si sono chiusi ancora. Utilizzo questi qui di Lidl. Vedete che hanno la chiusura con la zip così. Se non li avete presi, ragazzi, ragazzi, prendeteli perché sono fantastici, molto più buoni di quelli di IKEA. Vedete, questi qua sono quelli da 1 litro e hanno appunto la zip così che si apre. Così, e poi si richiude. Anche per congelare, questi qua sono ottimi. Questi qua di Lidl mi sembra che sono 20 pezzi, li paghi 1,99 € o 2,49. Ora però che ci penso, 1,99, 2,49. Però questi qua sono 20, invece questi qua sono 15, quelli piccolini. 15 questi e 10 gli altri. Perché dicevo, no, sono economicissimi perché li ho pagati 2,40 € l'uno. Però siccome questi li fanno veramente pochissime volte l'anno, quando li fanno me ne accaparro sempre tanti pezzi, ci sono sia questi che queste qua, che questi qua rossi appunto, vedete gialli, questi qua sono gialli da 1 litro e questi qua da 3 litri rossi. Quando ci sono ne prendo sempre tantissimi, però è un po' che non li trovavo, siccome è un po' che non li trovavo, li stavo finendo, soprattutto quelli da 3 litri che ne ho ancora tipo 2 o 3. Perché li utilizzo per congelare la roba. Infatti, ieri ho fatto le frangole. Vedete? Chiudete così e la roba vi rimane comodissima anche quando la andate a congelare. Ora io oggi andrò a fare il gelato, le vado ad aprire, ne prendo quello che mi serve e il resto lo rimetto dentro. Io li trovo estremamente comodi anche per congelare. Quindi appunto ho preso questi qua che sono un pochettino più cari del normale, 2,40 € l'uno, però ne avevo bisogno. Ok, da sciupa direi basta, abbiamo finito. Siamo stati da Risparmio Casa, sì, prima di farvi vedere Kick vi faccio vedere Risparmio Casa e ho preso i cristalli di sale per la lavastoviglie perché ho la lavastoviglie nuova della Bosch, vorrei tenerla il meglio possibile per almeno un po'. Poi avevo finito il detersivo per la lavastoviglie, ho preso il finish e
E già che c'era tutta la linea in offerta per la roba della roba della lavastoviglie, ho preso anche il cura lavastoviglie, questo qui dell'April. Poi, vabbè, mi sono presa i guanti. Quando vado da risparmio a casa, questi un paio li prendo sempre perché sono sempre stracomodi. Ho preso anche due test per il COVID perché erano in offerta a 1,99 euro. Ormai io quando vado a fare la spesa, quando prima prendevo un pacchetto di cingomme e lo buttavo dentro il carrello, adesso no, adesso noi compriamo il test COVID e li buttiamo dentro al carrello. Quindi due test COVID, poi ho preso il Mon Amour Fresh Blue, questo qua detersivo extra profumato, perché era in offerta a 2,49 euro, 26 lavaggi, e dice di essere extra profumato. Io ragazzi non ho mai provato. Così non mi sembra, va bene, però va bene. E ho preso i tesori d'Oriente. Come sapete, il mio preferito è quello rosa e verde al, non mi ricordo, Amla e qualcosa, vabbè. Questo è rosa nera e labdano, labdano, non so come si pronunci. È buono, proviamolo perché non c'era la mia profumazione preferita. Quindi proveremo questo. E per ultima cosa ho preso un Elvive Olio Straordinario Balsamo, che è questo qua, sapete che è sempre stato il mio preferito e quando lo trovo lo prendo. Non era in offerta, però ho poco balsamo, l'ho preso. Ma andiamo a vedere la rovina di Kik. Come vi dicevo, è un negozio molto molto carino. Penso che sia l'unico a Genova, non ne ho visti altri, sono tutta scentrata. Non ho sentito di altri parlare di questo Kik, l'ho visto, c'è. In Corso Gastaldi hanno aperto questo Kik e ha roba veramente veramente a pochissimo prezzo. Allora, partiamo con la carta da forno. Direte, ci devi fare della carta da forno? Sì. Allora, fogli di carta da forno. Questi qua sono 20 fogli pretagliati, 38 per 42, 1 euro. Trovati carini, già pretagliati. Ok. Poi ho preso un posacenere di questi qua da mettere fuori, perché anche quando vengono gli amici, tutte le volte non torna più su questo qua. Ah, forse è fatta apposta così, non so, non me ne intendo di questi qua. Perché quando vengono gli amici che sono fuori a fumare, non ho mai il posacenere, vabbè, mi sa che è anche mezzo rotto. Vabbè, questo qua l'ho pagato 2,99 euro. Poi ho preso queste ciotoline, che sono le classiche ciotoline trasparenti, di questa grandezza, quindi non piccolissime, per gli aperitivi, 3 a 1 euro, quindi ottimo prezzo. Poi allo stesso prezzo, sempre nella solita zona, ho preso queste qua per i soufflé, per i budini, non lo so, delle unghie veramente indecenti, ragazzi, non posso vedermene. Eccole qua, sempre 1 euro l'uno. Se poi mi trovo bene, ne andrò a prendere altre due o altre quattro. E faccio quello da 6, che se c'è gente fai dei soufflé, delle cosine, li lasci direttamente qua. Carine. Poi ho preso i biscottini per la Peggy. Sono mignon, se sta brava poi li prenderà. Dopodiché ho preso questi sono troppo carini, li metto qua sopra dove c'ho la roba delle mie tisane, così quando vengono le amiche a prendere la tisana, gliele diamo con i fazzolettini un po' primaverili. Troppo carini, li mettiamo qua, eccoli, perché adesso li stavo servendo con queste ragazze, che finirò, però c'avevo ancora questi qua natalizi, che sono grandi, in realtà preferisco questi qua piccoli quando viene gente, se sono da sola prendo lo scotch, se faccio prima. Ok, poi ho trovato questo qua che è troppo troppo carino e l'ho pagato solo 1,99 euro. Che poi io in realtà non ho capito se ho capito giusto i prezzi, perché cestino porta tutto, e no, infatti io non ho capito un cavolo di prezzi, perché io guardavo il prezzo sopra, guardo accessori decorativi, e infatti no, perché io in realtà, ah ma c'era la Id Italia, che vabbè, sono proprio sciocca, praticamente io guardavo i prezzi questi qua sopra, vediamo se avete a fuoco, ma sapete che in frontale ha sempre delle difficoltà. Vabbè, io guardavo i prezzi sopra che praticamente sono più bassi e vabbè,
In realtà io pensavo costasse 1,99 euro, ne costa 2,19, poco di più, vabbè. Anche perché sopra c'è DNL, sotto c'è AFISK, sì, giusto, va bene. La prossima volta lo so. Comunque 2,19 euro, guardate che carino. E volevo metterlo, se ci sta, qua con due tazzine per avere la roba del caffè sotto mano, ma vedremo. Sono sempre in fase di capire dove mettere la roba qua, sapete? Poi, siccome ho preso uno stampo per dolci su Amazon di 18 centimetri, perché tutte le volte, ragazze, che faccio le torte, le faccio di 24-26 centimetri, però alla fine le mangiamo in due e alla fine me la mangio tutta io. Quindi ho preso un bello stampo piccolino. Siccome ho preso un bello stampo piccolino, ho trovato questa alzatina, che sinceramente anche da mettere lì sopra o sopra il tavolo con anche solo delle caramelline, dei marshmallow, è carinissima. E l'ho pagata 3,49 euro. Guardate se non è troppo carina. Ed è proprio 16 centimetri come deve arrivare la tortiera. Quindi trovata carinissima. E come ultima cosa ho preso un portafrutta che è poco impegnativo, perché comunque è metallo bianco come la cucina, e l'ho pagato 3 euro, quindi ci stava. Così lo metto al centro della tavola e dentro ci metto le mie mele, la mia frutta e nulla. Questo è tutto, finito, non ho più preso nient'altro. Adesso io vado a mettere a posto tutta questa roba, perché c'è un disastro. Guardate, e ci abbiamo anche l'aerosol. Dov'è? Aerosol, perché stiamo facendo il Rhino Wash. Quindi vado a mettere a posto tutta la roghina e poi noi ci vediamo dopo, perché volevo farvi vedere le cosine che secondo me sono buone da segnalare, le cosine nuove che ho preso in casa, buone da segnalare, e niente, ve le faccio vedere, metto a posto. Allora, vi faccio vedere le robine nuove che ho comprato. Allora, questo per le spugnette. Però questo qua l'ho preso da Leroy Merlin, in abbinato a questo per lo Scottex. Se non ci mettessero le mani e non sapessero usarlo, sarebbe comodissimo. Magari non facendolo con una mano. Ecco qua. E ho messo questo. Avete sicuramente già visto questo qua delle tazzine, sì. E qui mi sembra che vi ho fatto vedere tutto. Adesso volevo far vedere quello che ho preso per il bagno. Allora, siccome non avevamo assolutamente posto per lo scopino, ragazzi, assolutamente, perché vedete, qui abbiamo l'idroscopino, che in realtà direte, ma perché tocca per terra? Dovremmo trovare un flessibile un po' più corto, ma non si riesce, ragazzi, non si riesce, ecco, ho fatto un casino. E almeno 15 centimetri più corto ci vorrebbe. Ok, quindi questo qua ci tocca per terra, dovremmo metterlo a posto. Quindi dicevo che non avevamo assolutamente posto. Avevo pensato di mettere, sapete, quelle barre che ci mettete dentro la carta igienica, però alla fine sarebbe rimasta la carta igienica e basta, non ci stava lo scopino. In realtà la carta igienica non l'abbiamo ancora qua, quindi poi ci andranno quella cosa lì della carta igienica. Però per lo scopino ho optato per questo. Ragazze, mi sto trovando da Dio, da Dio. Allora, è mignon, a parte la mia mano fa schifo come sempre, guardate, è praticamente, non si vede perché non ci stiamo, praticamente è più piccola della mia mano, facciamo così, ecco. Vedete, ha il supporto a parete. Dietro ci potete attaccare questo. Madonna mia, che schifo di mani. Guardate, cioè praticamente è quanto il mio palmo, è piccolissimo e lo trovo. Mi sto portando praticamente nel water di casa mia. Che meraviglia! È quasi pronto, Fra. E questo è lo scopino, ragazze. In silicone, super igienico. Fantastico, anche perché poi io quando lo uso vado con l'idroscopino a sciacquarlo subito, quindi rimane sempre pulito ed è stupendo, ragazze, veramente stupendo. Pulisce in una maniera efficacissima e mi piace tanto. Quindi questa è una news
proprio bello, per 12,99 euro va più che bene. E poi abbiamo preso anche queste qua per la doccia. Sono senza i tasselli, quindi praticamente non abbiamo dovuto bucare niente. Se io domani mi stufo, lo prendo, lo tolgo. E hanno Spacco. solamente la colla, ma Ciao. ragazzi, tengono tantissimo, veramente. Guardate quanta roba ci ho messo. E li ho messi da circa 15 giorni ormai, 10 giorni ormai, li abbiamo testati e tengono veramente tanto, tanto, tanto. Io mi ci posso anche attaccare. C'è anche la versione quella mezza ovale, però a me non mi ci stava perché la profondità era più profonda di questo angolo che avevo, quindi ho optato per queste qua dritte e mi piace tantissimo come ci sta. Poi ho preso anche questo qui, sempre su Amazon. Questo qui per pulire la doccia, perché appena si finisce di fare la doccia, sapete che bisogna passarcelo, perché sennò tempo un anno la doccia invece che trasparente diventa bianca. Seppur noi abbiamo la farina come si chiama? All'interno del boiler c'è un sacchettino che praticamente decalcifica l'acqua. Però ragazzi, va pulita la doccia, non c'è niente da fare. Quindi queste qui sono le cosine che volevo segnalarvi. Sia questo che questo presi da Amazon, le altre cose da Leroy Merlin. Adesso la smetto di farvi vedere il mio water e noi ci vediamo dopo. Allora, vi faccio vedere il ragù di soia. Mettiamo questo qua. Guardate che belle le mie pentole. Ah, ve le dovevo far vedere, mi sono dimenticata. Però queste qua sono le pentole Lagostina, quelle che vi dicevo. Super salva spazio. Abbiamo il loro manico qua poi per scolarla. Vedete così e così. E sono comodissime. Anche i coperchi, come vedete, sono salva spazio. Quando li mettete via poi si chiudono. Questo è già rigato qua, come mai? C'è qualcuno che li usa male. E vabbè, il sugo però ragazzi lo faccio nella terrina di terracotta perché questo qua, come questa, non ce n'è. E guardate. Sembra il ragù normale, ma io ci metto sempre la foglia di alloro, anche nel ragù normale. Sembra il ragù normale, ragazze, ma è una specialità buonissima. Cioè, i bambini vi dico solo che preferiscono questo a quello di carne, più saporito, dicono. E niente, lo sto facendo più volte praticamente al mese perché lo adorano. Se avete pazienza poi metterò la ricetta, ma si fa come un ragù normale sostituito alla soia. Che è questa qua, i fiocchi di soia bio, questo qua granulare così. Praticamente si fa gonfiare la soia all'interno del brodo, dell'acqua in realtà, io l'ho sempre fatto dell'acqua, ora mia mamma mi ha detto di farlo nel brodo e in questo sugo qua l'ho messo nel brodo, ora vedremo la differenza. E poi si fa nulla, si fa il soffritto normale come in un ragù normale. Si mette poi la soia strizzata, si fa ben rosolare e poi si aggiunge il sugo. Sugo, mi raccomando, mutti, perché io faccio tutto col mutti. E si fa andare un paio d'ore. Io in questo caso l'ho fatto andare 2 ore e 1/4, 2 ore e mezza. Ed eccolo qua. Ah, ecco, io ci butto sempre una foglia di alloro. E basta, eccolo qua, pronto. Ora andiamo a mangiare, noi ci vediamo dopo. Allora, come potete vedere dalla faccia, siamo giunti a fine giornata, sono le 18:39. Mi è appena arrivato un pacco da Prozis, che è un'azienda che fa tutto, ragazzi. Se non l'avete ancora visto, andate a vedere il sito, c'è di tutto. Vi faccio vedere cosa ho comprato e poi chiudiamo qui perché è già diventato lunghissimo questo vlog. Allora, mettiamoci di qua che non c'è la luce, intanto vi faccio vedere. Scusate, ciao Golosone. Questo qua è un gatto, è bellissimo. E anche questo qua è bellissimo. È un camion che porta il latte. Ok, dai, Frank, spostati. Una Allora, ho bella. preso queste caramelline ai frutti di bosco, sono senza zucchero. Poi ho preso tre di queste che sono dei donut senza zucchero, l'avevo già presi la volta precedente, sono buonissimi. E ne ho presi tre.
Poi ho preso delle scaglie di cocco di vibratate. Poi delle salsicce di pollo ad alto contenuto proteico. Poi i pasti di quinoa, sono tipo riso soffiato. Però così mi fai schiumare perché non capisco. Il lievito alimentare che si usa al posto del formaggio, i vegani lo usano al posto del formaggio e io lo trovo molto gustoso. Poi dei muffin proteici al cocco, questi non li ho mai provati, avevo provato quelli al cioccolato e al cioccolato e all'arancia ed erano buonissimi, ora proverò questi. Delle altre caramelline all'eucalipto, alla menta e miele, eucalipto. Poi del latte all'avena, che era molto buono, e un tonno sott'olio. Quindi proveremo questa roba. Nulla ragazzi, allora io vi saluto perché si sta dilungando troppo, perché è casato, perché sto facendo lo spezzatino. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi. Se vi fa piacere mettete un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ciao Golosone! E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Golosone! Ciao! Golosone!